In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sediamo, continuiamo questo itinerario. Dopo aver considerato testi e figure di donne, la Bibbia ha iniziato con la figura di Ruth e Noemi, la figura di Giuditta, poi la figura anche di Sara nel libro di Tobia, che per sé porta il nome di maschio. E questa mattina, un po' come settimana scorsa, diciamo, vogliamo prendere in considerazione un testo, per un po' come settimana scorsa, era perché ricordavo settimana scorsa che è la festa di Purim, nella tradizione ebraica. Quindi il testo di Costantina prendiamo in considerazione è la Megillà di Ester, cioè il rotolo di Ester, che è il rotolo che viene letto all'interno della festa dei Purim, che per la tradizione ebraica è il cosiddetto carnevale ebraico, che si va a collocare nell'ultimo dodicesimo mese, mese di Adar, così secondo la tradizione biblica, quando il calendario però cominciava con il mese di Nisan, di Abib, cioè con la primavera in sostanza, perché ormai invece il calendario, come era anticamente, loro Rosh Hashanah, il loro Capodanno comincia invece a settembre, nel mese di Tishri, dunque questo era considerato appunto il dodicesimo mese e chiudeva così appunto l'anno nei giorni 14 e 15, quindi si celebra questa festa dove bisogna fare festa ed è una specie di liberazione, chiamiamola così, del popolo, perché appartiene a quelle intuizioni anche di psicologia sociale che l'ebraismo ha elaborato, secondo la quale, essendo una religiosità della Torah e quindi dell'osservanza, è necessario che quando tu sei osservante, cerchi di impegnarti nell'osservanza, ogni tanto tu possa avere delle valvole di sfogo, perché se non hai delle valvole di sfogo è un disastro, perché rischi esattamente l'implosione e il deprezzamento dell'esperienza positiva dell'osservare una legge, una norma, fatto nella prospettiva anche dell'amore, intanto. Non è solo una roba giuridica, ma è che se tu ami sai osservare, perché sai rispettare, sai obbedire, se non ami supporti. Invece nella prospettiva appunto dell'amore però c'è anche questo aspetto, che è quello del debordare. Pensate che c'è una regola antica, la tradizione rabbinica, che si dice che a Purim bisogna bere così tanto, cioè giocarsi, appunto tale che arrivi a un certo punto a non sapere più distinguere il malvagio Aman dal giusto Mardocheo, che sono i due personaggi che tra poco tratteremo, che detto diversamente significa che tu vai oltre la barriera del bene e del male, che accade regolarmente quando perdi la cognizione esattamente della ragione, cioè quando ti sei ultra gasato interiormente e quindi sei euforico al punto tale da perdere la cognizione della realtà, lì non sai bene più che cosa è bene e male. Sapete molto bene cosa significa, purtroppo quando parte la chiamata qui adesso si stacca, cosa significa per esempio quando uno guida che è in stato di ebbrezza, e allora a quel punto perde la cognizione anche la responsabilità che sta facendo. Quindi questo è per dire che c'è un libro molto particolare, le ulteriori particolarità le metteremo subito in evidenza, che è contemplato tra i libri sacri della tradizione ebraica. Oggi, come sapete, 8 marzo è tradizionalmente anche la festa della donna, quindi ne approfittiamo per fare gli auguri a tutte le donne presenti, a quelle che ci stanno seguendo, e pertanto vogliamo seguire questo testo proprio nella prospettiva che ci siamo detti, quindi una prospettiva un po' originale e un po' borderline anche per la tradizione ebraica. Scusa, vai a controllare perché purtroppo... Sì.
scusate per dire, se uno telefono è finita, evito di stare lì forse. Vabbè, scusate, vorrebbero un iPad invece un telefonino mangio. E allora riprendiamo. Entriamo proprio direttamente nel discorso relativo al libro di Ester. Nella tradizione ebraica, questo libro, lo sappiamo anche da un fenomeno particolare della comunità di Qumran, non lo rinveniamo proprio nei testi di Qumran. È strano perché abbiamo un po' testimonianze di tutti i testi biblici, l'unico testo di cui abbiamo certezza che per adesso non è stato trovato neanche un manoscritto è il libro di Ester. Ora, questo libro ha anche una particolarità specifica, perché di tutti i libri riconosciuti del canone ebraico è l'unico che in modo assoluto, secondo il testo ebraico, non cita mai il nome del Signore, non cita mai Dio, non lo cita mai col tetragramma sacro, quindi Dio sembra assolutamente assente dal testo direttamente, così se lo legge a tradizione ebraica. Ci penserà la tradizione greca invece, nella traduzione della 70, a includere delle lunghe preghiere di Ester e di Mardocheo, per cui va a rendere religioso un testo che parrebbe invece di origine più profana, o quantomeno prendere distanze proprio dal problema di Dio, cioè sembra che Dio non ci sia. Allora, se Dio non c'è, chi agisce in tutto questo? O perlomeno, la vera domanda è questa: è proprio vero che Dio non c'è? Non è forse più probabile che il nome di Dio viene taciuto perché nasca il desiderio della comprensione di colui che è riuscito a risolvere questo problema radicale che stava versando nella prospettiva di un pogrom, per cui di una distruzione del popolo ebraico? Chi è che ha salvato il popolo ebraico? Chi è il fautore? Chi è che gioca dietro le quinte e fa sì che tutto accada in questo senso? Allora, facendo nascere l'interrogativo, ecco che siamo di fronte ancora una volta ad una prospettiva di tipo, come si dice in termini tecnici, di ricerca midrashica, cioè di ricerca sul testo, laddove i lettori devono interpretare il non detto del testo. Allora, questa mattina io voglio offrire una lettura nella tradizione ebraica, non nella tradizione greca, perché se voi leggete il testo, se lo leggete nella Bibbia della traduzione del 74, lo vedete che è tutto misto, non vi rendete neanche conto, quella parte greca, quella parte ebraica, che tanto lo leggete in italiano, hanno un po', come dire, combinato l'uno nell'altro. Mi sembra che forse la nuova versione 2008, non controllato, se non ricordo male, distingue i due testi, quindi è possibile vedere l'Ester greco dall'Ester ebraico, sono due atti di lettura molto diversi. È molto più complesso quello greco e entreremo in una scuola di esegesi, ma non è il caso di fare questa mattina questa riflessione, invece è più lineare perché il testo è sicuramente originario, quello ebraico. Allora io vorrò parlare del racconto contenuto nel testo ebraico e iniziamo subito con mettere in evidenza come viene strutturato in sostanza questo testo, che cosa in pratica fa partire un po' tutto il momento iniziale dell'intreccio, e notate che è un testo, come anche vi indicavo nella titolazione che abbiamo messo a questo incontro, la voglio leggere: Ester, figlia del desiderio e l'appetito di Assuero, tutto si decide a tavola. Comprendete che quell'appetito ha un duplice significato, venendo dopo Ester, figlia del desiderio, perché quell'appetito è messo tra Ester, figlia del desiderio, e tutto si decide a tavola. Quando noi diciamo Dio ha appetito, pensiamo a tavola, però ci sono desideri che non sono solo desideri legati al cibo, ma sono desideri anche legati, diciamo, alla relazione erotica, ecco, con una persona che ti piace. Ecco, questo è infatti il gioco che avviene all'interno, perché è un alternarsi continuo di banchetti che a un certo punto trasmettono una situazione invece di digiuno e di cenere, perché è esattamente l'opposto, perché quando c'è il banchetto siamo all'opposto del digiuno, lo comprendiamo molto bene. Voi sapete che anche Gesù stesso, rispondendo alla questione perché i tuoi discepoli non digiunano, e dice finché lo sposo è con loro non si può digiunare, quindi vuol dire finché si banchetta non si può digiunare, la figura dello sposo è contro il digiuno, quindi sposo e digiuno sono all'opposto. E così noi vediamo che tra i banchetti si pone poi anche il digiuno, che stabilirà la differenza per i banchetti successivi, che sono quelli che vanno a individuare la resurrezione
di questo popolo che era stato poi condannato a motivo del malvagio Aman a questo pogrom, a questa distruzione generale, quindi a questo eccidio, questo genocidio potremmo anche dire, tutto il popolo ebraico. Però vi ho già anticipato una serie di cose, ma so che voi già conoscete un po' la storia, poi andrete anche a leggere in settimana. Adesso la prima osservazione che vorrei fare è l'apertura del testo. Allora, l'apertura del testo che si pone in una maniera magniloquente, presenta questo regnante Assuero, che quando gli studiosi e gli esegeti cercano di domandarsi chi è questo Assuero, diventa difficile, per cui è un nome che può avere a che fare con Artaserse, forse con Serse, e questi due nomi comunque rimbalzano in modi molteplici nella tradizione persiana, forse Artaserse I, che è anche il più importante, metà del V secolo, ma poco importa, perché tanto non ne veniamo fuori sull'individuazione precisa, perché siamo di fronte alla creazione di una novella, potremmo dire, che ha scopo sapienziale. Quindi quello che conta è, creando, inventando di fatto dei contenuti, cose probabilmente mai accadute, così come sono raccontate, ma funzionali a trasmetterti il messaggio che poi andremo a recepire, che è il messaggio finale appunto del libro di Ester. Questo Assuero, re potente sui 127 province dell'impero, e quindi dice che va dall'India fino all'Etiopia, ed era vero, perché effettivamente l'impero persiano poi si estendeva in tutte queste dimensioni, quindi l'impero delle quattro parti del mondo è importantissimo. Ebbene, decide di fare una serie di banchetti, e quindi una festa che durava tantissimi giorni, al punto tale che erano addirittura 180, ma alla fine, in questi 180 giorni, ci facciamo ancora un banchetto di 7 giorni, quindi non pago, aggiunge ancora altri 7 giorni alla festa. E la moglie Vasti, cioè la regina di Assuero, decide, e noi comprendiamo che era un banchetto per soli uomini, evidentemente, o 180 giorni di festa per soli uomini, con tutto l'impero, intendiamoci, o perlomeno forse i dignitari dell'impero, gli ultimi 7 giorni, banchetto maschile, e la moglie Vasti decide di fare un banchetto al femminile, quindi con soltanto le donne. A quel punto, alla fine del banchetto di Assuero, fa mandare i suoi eunuchi, insomma, a chiamare la moglie Vasti, perché voleva presentarla, bellissima, a tutti gli altri presenti al banchetto che lui aveva in pratica indetto in quei 7 giorni. E allora qui succede il problema, perché la moglie Vasti si rifiuta di andare. Perché si rifiuti, non lo sappiamo bene, è stato il fatto che lei sta banchettando, vorrebbe dire che lei deve in pratica togliersi dalla festa, non c'è un senso far fallire la festa delle donne, la festa femminile, per andare invece alla festa al maschile. E questa cosa crea un conflitto, perché tutti i dignitari cominciano a dirgli attenzione, perché se lei alza troppo la cresta, adesso vabbè, capite che non dice così il testo, però capite quello che voglio dire, se alza troppo la cresta è un disastro, perché poi tutte le regine anche degli altri popoli lo vengono a sapere, ma non solo le regine, le donne in famiglia lo vengono a sapere. Va in crisi, noi diremmo, quello che è il potere maschile patriarcale all'interno della struttura tipica delle società antiche. Quindi va in crisi il potere dell'uomo, del maschio, il potere maschile, quindi di chi comanda in sostanza, chi ha mano le redini del governo. Allora, questa cosa che glielo dicono dei maschi ad Assuero, lo convincono subito, perché dice: qui se tu acconsenti a questa cosa è finita. Ora, vorrei riflettere un attimo, fermarmi a riflettere su questo punto. Voi vedete che la figura di Vasti è una figura assolutamente moderna di donna, ma molto più moderna di Ester, intendiamoci, perché è una specie di antesignana della lotta femminista da un certo punto di vista, perché si oppone con vigore al punto tale da rimetterci di persona, e per non rinunciare alla sua dignità viene declassata e non sappiamo più niente di lei, viene dimenticata in sostanza, perché ha tenuto fede al valore di fondo che era quello del rispetto verosimile dei suoi commensali, di quello che si stava facendo, e non ha obbedito a un capriccio del marito Assuero, il quale diceva: vieni perché faccio vedere che bella donna ho io, chi sono io, perché poi è sempre autocentrata la cosa, per dire: ti mostro la mia velina, per intenderci. Allora, la figura di Vasti è la figura, direi, degna. Il problema è che il libro di Ester passa via così,
nessuno la ricorda, cioè come lei è stata nella storia, è stata declassata, così nell'atto narrativo viene declassata, non c'è, andrebbe certamente recuperata. Ora, il problema è che Vasti non era ebrea, Vasti era un popolo persiano, probabilmente non sappiamo bene, e quindi non è la donna che interessa nel libro di Ester, è la donna che viene meno, quindi mors tua, c'è un vita mea di qualcun altro. Allora ecco che Assuero, a quel punto, sostenuto dai suoi dignitari, dagli eunuchi e tutto il resto, tutto il suo consiglio, decide di indire una specie di bando in tutte le province per andare a selezionare la donna più bella, e allora ti presenta la figura appunto di Mardocheo da una parte e Ester dall'altra, e te li presenta come lui è reduce e che è stato deportato dalla deportazione appunto di Nabucodonosor all'epoca di Joachim, e quindi dice che è già deportato, tant'è vero che siamo a Susa, quindi siamo all'interno dell'impero persiano, e lui è uno di questi deportati che ha una sua parente che è questa Ester. Notate i nomi, è Radassà, e poi dice che prende il nome di Ester. Allora, da una parte abbiamo sì un nome ebraico, ma Ester e Mardocheo non sembrano nomi ebraici, ma se voi sentite i nomi sentite Ishtar Marduk, chissà un po' di storia delle religiosità dell'Oriente antico, sa che Marduk è la divinità di Babilonia, Ishtar la divinità femminile, perché siamo di fronte alle due più importanti divinità, e vedete che è una forma di inculturazione ebraica per dire: noi imitiamo i nomi delle vostre, i vostri punti di riferimento, quelli che voi chiamate divinità, e li trasformiamo come due personaggi che sono quelli poi che saranno i salvatori, potremmo dire, del popolo ebraico. Allora comincia a entrare in scena Mardocheo e anche Ester, e effettivamente la selezione poi definitiva cade su Ester, che è la più bella in assoluto. Lei deve essere preparata, quindi tutta la cosmesi, a quel punto bisogna fare un grande banchetto, per cui si continua a fare banchetti nel libro di Ester, e il re pertanto l'accoglierà, lei entra nelle grazie del re. E il parente Mardocheo quindi sa che la sua parente stretta si trova dentro la corte reale. Però il problema è questo, che mentre di Mardocheo poi si saprà che lui è un ebreo, di Ester nessuno saprà la sua identità, viene pescata dal popolo ebraico, ma sembra che nessuno abbia individuato la sua identità, perché lei non l'ha mai detta. Mardocheo dice a lei di non dirla. Bene, Mardocheo, appena Ester viene accolta come nuova regina, si festeggia dopo questa grande festa in banchetti, allora cosa succede? Che alle porte del re Mardocheo, che è un ottimo detective, riesce a scovare, a sgamare due degli eunuchi che del re, che stavano tramando contro il re e volevano di fatto la sua morte. Allora lui intercetta tutto questo, lo dice, lo fa sapere a Ester, la quale lo dice al recente marito Mardocheo, il quale fa intervenire e fa quindi uccidere subito questo, e viene annientato questo attentato che era di lì per accadere. E questa cosa però finisce lì, riescono a sventare questo attentato e rimane in sospeso. È molto importante questa cosa, perché sarà quello che poi trasformerà tutto quanto il racconto. Quindi il racconto va avanti, e cosa succede? Che appena dopo, siccome bisogna partire con un nuovo stile di governo, avendo la nuova regina, sarà Mardocheo che va ad individuare uno dei personaggi che c'erano alla corte, Aman, come il personaggio plenipotenziario, quindi affiderà a lui tutto il potere e sarà secondo in assoluto, e quindi avrà la possibilità di firmare i decreti, avrà la possibilità di sigillare, e gli consegna tutto il potere. Quindi Aman, potete immaginare, si ringalluzzisce da brutto, diventa quindi autocosciente ad avere tra le mani il potere del re. Quindi abbiamo non un uomo potente, abbiamo due uomini potenti, uno un po' citrullo, perché in definitiva Assuero fa la figura così, ecco, del citrullo. L'altro è malvagio invece, Aman. Certo che un regno in mano un citrullo malvagio non è il massimo, capite, della speranza anche delle popolazioni, però sono i caratteri dei personaggi, insomma, che vengono trattati. Allora, a questo punto Aman si infastidisce
di una cosa che accadeva sempre, cioè che mentre aveva chiesto a quel punto a tutti quanti coloro che passavano davanti alla porta del re, quindi l'accesso alla reggia, e quando c'era Aman avrebbero dovuto inchinarsi, prostrarsi, perché lui diceva adesso io sono il secondo, sono come se fossi il suo rappresentante appunto del re, sono plenipotenziario, bene, quindi chiedeva, e tutti si inchinavano tranne uno, cioè Mardocheo, e ti fa capire perché non te lo dice, ma è perché tu ti inchini soltanto al Dio di Israele, quindi sono tutti degli indici che vengono offerti per iniziare a categorizzare il personaggio. Questa cosa qui, capite che anche psicologicamente, perché il libro di Esther ha una finezza psicologica mica male, psicologicamente funziona così per tutti noi. Quando tu fai una cosa che tutti dicono bella, straordinaria, ma basta che ce n'è uno che ti dice cioè tu ti ricordi che cosa? Ti ricordi quello che dice capite? E ti girano anche le scatole, è vero o no? Lo stesso è qua. Cioè, tutti si inchinano, però ce n'è uno che non si inchina, sto qui, guarda, non posso strozzare, e infatti è quello che pensa, e quindi organizza tutto perché possa vendicarsi, e vendicarsi pesantemente, al punto tale che va a decretare in quel momento, va a decretare il momento ultimo della, vuol dire, della vendetta, che non era solo la vendetta su di lui, poverino, perché avesse, se fosse preso con lui, uno dice, vabbè, insomma, c'è questo proprio qui che ti rode, sfogati, d'accordo. No, l'architettura di Aman è che lui viene a sapere che appartiene al popolo giudaico, e allora dice, come lui non obbedisce, tutti non obbediranno, tutti non stanno obbedendo. E quindi va dal re, dal re lo convince, il re gli dà comunque il consenso di fare quello che crede, e allora lui dice, bene, adesso stabiliamo che nel 12° mese, nel 13° giorno di questo mese, inizierà questo pogrom, questa distruzione di tutto il popolo giudaico, ebraico, e così viene fuori questa vendetta di Aman, e mandano questo decreto in tutte le province dell'impero, che potete immaginare se ha senso storicamente una roba del genere, è chiaro che è un pompare una storia che non è mai esistita, però capite, tutte le province dell'impero che avrebbero dovuto attrezzarsi per diventare coscientemente nemici di questi giudei, che si sta dietro tutto il problema di una forma di anti-giudaismo che loro mal sopportavano con tutto lo sforzo che facevano con questa culturale, volendo anche militare, i giudei, quindi viene fuori lo sfogo nel racconto di queste cose, e allora attrezzarsi per dare contro e quindi fare battaglia, distruggere tutti quanti giudei dispersi entro le 127 province dell'impero. Una roba pazzesca, capite? Mardocheo viene a sapere la cosa, la viene a conoscere, e evidentemente, perché anche lui è uno di questi destinatari, e allora alla faccia di questo banchetto che va a concludere Aman come gioia per dire adesso mi vendico alla grande, però capite c'è ancora del tempo prima di arrivare alla fine della vendetta. Mardocheo, ripeto, alla faccia di questo banchetto cosa fa? Entra in una situazione di una situazione invece di digiuno, quindi si mette in posizione di digiuno con tanto di cenere, e quindi assume proprio questa volontà del digiunare, così lo fanno anche tutti gli ebrei, e arriva la notizia anche a Esther, che non capisce bene come mai lui si presenti con un vestito piuttosto stracciato, diciamo così, alla porta del re. Allora lei cerca di mandare dei vestiti belli della reggia, e no, viene detto a lei che il motivo è questo, per cui gli viene trasferito esattamente il motivo che tutti i giudei sono in una situazione di persecuzione annunciata. Allora a quel punto anche Esther comincia a digiunare, e la versione invece greca inizierà a raccontare della preghiera di Esther, e quindi anche la preghiera di Mardocheo, e allora Esther si porrà però in una situazione nei confronti di Mardocheo inizialmente di, come dire, di difficoltà, perché dice sì, ho capito, siamo in questa situazione, però io come faccio? Perché io so molto bene che sono 30 giorni, ma se io mi presento
ad Assuero, quindi al re, mi presento a lui e se vado da lui so che rischio la vita, perché se uno non è chiamato, uno non è chiamato da lui, rischia di morire, e quindi rischiando di morire sappi che può darsi che vada male la cosa, capite? E allora, da questo punto di vista, allora fa dire a Mardocheo questa obiezione, quindi Mardocheo è cosciente di questa obiezione. Riconnetti, fai ripartire. E pertanto Mardocheo risponde in modo secco a lei, che è il punto più importante di tutto quanto il testo. Io voglio leggervelo, siamo all'interno del capitolo 4. Dice Mardocheo a Ester: non pensare di salvare solo te stessa fra tutti i giudei. Notate quindi come legge la risposta di Ester. Per il fatto che ti trovi nella reggia, per il fatto che ti trovi nella reggia, perché se tu in questo momento taci, aiuto, liberazione sorgeranno per i giudei da un altro luogo, ma tu perirai insieme con la casa di tuo padre. Quindi questo altro luogo, la tradizione ebraica l'ha interpretato subito come uno dei nomi di Dio, perché Makom, in ebraico vuol dire luogo, viene ad essere interpretato come uno dei nomi di Dio. Allora, da un altro luogo, comprendete, non da questo luogo, quindi non dal nostro traffico, non ai nostri calcoli, ma da un'altra parte, e il vero Makom, cioè dove sta Dio, è naturalmente Gerusalemme, è il luogo del Tempio, quindi proverrà esattamente dal nostro Dio. Ecco, questa cosa qui Ester la capisce, e allora a quel punto anche lei si mette nella prospettiva di una, come dire, di un sacrificio, e quindi del digiuno, della preghiera, come anche nel testo soprattutto greco, e allora che cosa pensa? Dice: vado dal re, se mi uccide, o dice di uccidermi, pazienza, quindi rischia la vita. Ester entra, attacca a quarta, e il re la vede, tutto contento, non aspettava altro, però erano 30 giorni, per cui un po' anche di astinenza, lui capite, forse era anche contento di rivederla per altri motivi. Sta di fatto che finalmente lei, vedendosi accolta, lui dice: dimmi quello che vuoi, anche metà del mio regno te lo do. Sentite anche la storia, insomma, di Erodiade, eccetera. E allora la promessa certamente è alta, e lei si vede assolutamente facilitata. Cosa dice? Non è che fa subito la richiesta di salvezza, no, è molto scaltra. Cioè, cosa fa? Dice: permetti che domani possiamo fare un altro banchetto, e che soprattutto tu possa invitare Aman. Quindi dice, il giorno dopo, quindi c'è Aman che va invitato, e nel frattempo, notate, il re fa sapere appunto ad Aman che deve andare appunto a questo banchetto, e Aman torna a casa della moglie e dice: bene, senti, adesso anche la regina è lei che ha voluto questa cosa, non soltanto sono pappe ciccia con Assuero, ma la regina, che straordinariamente è data da lui, ha chiesto di me, quindi con la moglie, poi tutti, allora senti, è il momento giusto, perché qui adesso aggregati re, regina, Aman, tutti assieme, lì è la volta buona. Senti, piazza qui fuori un palo, una forca alta 50 cubiti, vuol dire su 25 metri, e così vedremo di impalare il Mardocheo, quindi la facciamo finita. E pensa a questa strategia. Però nel frattempo, quella notte, il re non riesce a dormire, un po' di insonnia, anche io stanotte, solo 1:30, non sono dormire fino alle 3:30, 4, così, fino alle 5 anzi, e quindi capita, ecco, una cosa del genere. E allora non riesce a dormire, e cosa fa se un re non riesce a dormire? Chiede di portargli degli annali dell'impero, perché non c'è niente di meglio che fare questa cosa. E allora questi annali dell'impero inizia a leggere che cosa è successo, gli capita l'occhio su quello che era stato registrato, cioè che c'era un personaggio che aveva avvisato la regina che due stavano tramando contro di lui. Allora dice: ma caspita, qui non è scritto che è stato premiato questo. E allora è stato premiato, bisogna assolutamente premiarlo. Al mattino, quando si alza, fa chiamare appunto Aman e gli fa questo discorso. Quando lui era già tutto
casato, ha dato casa, ha raccontato tutto, e dice, sarebbe bello anche leggerlo, perché è proprio fatto proprio bello in questo passo. Dunque, ecco qua. Qui, allora, facciamo il capitolo sesto. Dio ci ama nell'atrio, il re disse, entri. Aman entrò e il re gli disse, che si deve fare a un uomo che il re voglia onorare? Aman pensò, chi mai vorrebbe il re onorare se non me? Capito? Per cui è finissima la cosa, perché il re si è svegliato, il mattino si è alzato, dice, io come faccio adesso a onorare Mardocheo? E Aman, che era tutto casato per la storia raccontata, dice, allora Aman rispose al re, per l'uomo che il re vuole onorare si prenda la veste reale che suole indossare il re e il cavallo che suole cavalcare il re e sulla sua testa si apposta una corona regale, si consegni la veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del re, si rivesta di quella veste l'uomo che il re vuole onorare, gli si faccia percorrere a cavallo le vie della città e si gridi davanti a lui, avviene all'uomo che ciò avviene all'uomo che il re vuole onorare. Allora il re disse ad Aman, presto, prendi la veste e il cavallo, come hai detto, e fa così a Mardocheo. Disastro. Immaginare dello psicologico, cioè il peggio che lui potesse pensare. Il giudeo, lo dice chiaramente, che si trova alla porta del re, non tralasciar nulla di quello che hai detto. Aman prese la veste, il cavallo, come vedete, torto collo, deve andare esattamente a onorare il suo nemico per il quale aveva preparato fuoco, per essere impiccato. Allora bisognava andare al banchetto di Esther, e quindi Aman, già a casa, riferisce la cosa, già sua moglie, che l'aveva visto lungo prima, adesso vede ancora più lungo, dice se le cose mancano così, mancano malissimo, comincia già a pronunciare la faccenda. Quindi vanno a questo banchetto di Esther, e in questo banchetto ecco che Assuero quindi si pone davanti a Esther come già si era posto, dicendo anche a metà del regno, quindi chiedi quello che vuoi. E allora c'è lì anche Aman, e adesso fa la richiesta con di Aman, e dice guarda c'è una situazione precisa, che sta per essere distrutto il mio popolo, a quel punto le rivela la sua identità. Questo popolo sta per essere distrutto a motivo di un uomo malvagio, di uno che ha tramato, e il re dice chi è questo uomo e tutto. Allora lei identifica esattamente il presente Aman in tutto ciò, allora a quel punto è chiaro che il re va sotto le furie, esce, lui rimane Aman dentro, cerca di prostrarsi ai piedi di Esther, questo arrabbiato rientra, pensa che voglia abusare di lei, cioè capite, un caos unico. A quel punto viene a sapere, vengono a dire che a casa di Aman era stata indissata la forca, quindi il re dà subito ordine che venga impalato lui invece che essere impalato appunto Mardocheo. Quindi capite che si passa dall'essere plenipotenziario, dalle stelle alle statue, in sostanza. Questo passaggio radicale di Aman. D'altra parte c'era Mardocheo, tutto il popolo ebraico che erano messi malissimo, adesso cominciano a sperare nella salvezza. Infatti, adesso il passaggio successivo lo faccio breve, poi la narrazione perde un po' di interesse, diciamo, bisogna naturalmente far partire un ordine nuovo, pertanto sarà Mardocheo che viene nominato come plenipotenziario, prenderà il posto di Aman ancora di più e lui potrà scrivere quello che vuole nei nuovi decreti che vanno a annullare il precedente. Quindi viene mandato in tutte le province dell'impero l'annuncio che al 13 di mese di Adar, quindi il 12° mese, non bisognava più procedere come era stabilito, però il punto è che c'erano già troppi nemici dei giudei dispersi nell'impero e bisognava come giudei attrezzarsi per opporsi a questi nemici che avrebbero probabilmente fatto qualche cosa. Ed è quello che racconta, perché arriverà poi al 12° mese e effettivamente sia nella città di Susa dove interverranno e faranno fuori 500 nemici e poi anche molti altri 300 e in tutto l'impero si parla di oltre 70.000 di persone che vengono uccise. Quindi voi notate che da
un pogrom che era rivolto contro il popolo giudaico, concretamente saranno loro che faranno in modo analogo contro i loro nemici, che vuol dire se Dio è con te o colui che ti protegge è con te, tu sappi che se sei della parte del giusto, perché sei stato salvato da questo ingiusto, questo malvagio Aman, allora bisogna fare giustizia. Qui vedete che dal punto di vista etico noi avremmo qualche problema, perché ci saremmo aspettati, che ne so io, una finale diversa, cioè che tutti si bloccavano dicendo che bravi questi giudei, eccetera. Invece c'è lo stesso un sangue versato, solo che sangue versato è solo dalla parte dei nemici che verso il loro sangue, non dalla parte dei giudei. Invece di scomparire loro, abbattono tutti i nemici, che significa nell'impero persiano abbiamo avuto cittadinanza, tradotto significa questo, quindi noi abbiamo vinto nonostante la volontà imperiale di schiacciare la nostra realtà, abbiamo ottenuto cittadinanza, ed è per questo allora che anche questo testo è probabilmente recente, è nell'epoca nella quale il giudaismo inizia a risorgere e ad acquisire una cittadinanza, ormai cittadinanza nell'ambito appunto degli imperi orientali, la cittadinanza ormai assodata e anche confermata, e questo quindi permetterà di sopravvivere, e non solo sopravvivere, ma di darsi una dignità all'interno proprio di questo contesto culturale. E allora si arriverà a segnalare i giorni del 14 e il 15 di Adar come i giorni in cui bisognerà fare festa, perché era proclamato il pogrom, invece saranno due giorni di festa, e resteranno notate 14 e 15 del mese di Adar, che è il dodicesimo mese, che sono i corrispettivi del 14 e 15 del mese di Nisan, ovvero Abib, che sono i due giorni di Pasqua, cioè il mese dopo quei due giorni sono i giorni di Pasqua. Pertanto c'è l'idea che siamo di fronte a una specie di pre-esodo, cioè una specie di annuncio di liberazione fatto alla fine dell'anno per riconfermarlo all'inizio dell'anno, quindi una specie di Pasqua anticipata, tanto è vero che Purim, l'elemento del vino ad esempio, lo si beve a Purim in abbondanza e lo si beve anche a Pasqua, ma siccome il vino lo si beve raramente nella tradizione ebraica, è importante che ci sia questo richiamo alla festa, bisogna fare festa. Dove notate che Pur significa sorte, Purim le sorti, il testo di Esther è il racconto del ribaltamento delle sorti. Ancora una volta voi vedete che c'è una eroina, ma di fatto non è eroina come nel caso di Giuditta, ma si tratta di una donna che gioca tantissimo sull'elemento della sua bellezza, del suo fascino, quindi qui siamo di fronte in modo ancora più particolare a quanto dal punto di vista maschile viene vista l'immagine del femminile, come vi dicevo all'inizio. Ecco, siccome ormai siamo già oltre i nostri tempi, vogliamo concludere chiedendo al Signore di aiutarci, e soprattutto vogliamo fare ancora preghiera alla Vergine, quando abbiamo aperto il nostro incontro, dedicandoli in particolare a tutte le donne, a partire proprio dall'esperienza della maternità, della verginità, della femminilità di Maria. Ave Maria. Piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta.